La stampa offre il caffè agli amici. Ho sentito che hanno ucciso una ragazza. Chi gliel'ha detto? Lei adesso. Sonia Baker, un membro prezioso del mio staff, è morta stamane. L'onorevole Collins è un tuo caro amico, giusto? I giornalisti bravi non hanno amici, solo fonti. Stai bene? Sembra che Collins avesse una relazione con la giovane donna. Voglio sapere tutto il possibile su di lei. Avete 8 ore. Hanno 56 telecamere. Ci sono 3 punti ciechi in tutto il sistema e Sonia Baker è finita in uno di quelli. No, Cal, lascia stare. Chiudi gli occhi, sto controllando un telefonino. Non abbiamo infranto la legge? No, così si fa dell'ottimo giornalismo. I bossoli sulla scena del crimine non sono rintracciabili, è la firma di un professionista. Chi poteva volere Sonia morta? La tesi che stiamo seguendo coinvolge una società sulla quale Collins sta indagando. Lei aveva accesso a tutto quello che facevamo. Per questo l'avranno uccisa. È un vero e proprio complotto. Devi tutelarti, amico mio. Non puoi far risalire niente a me. Hai idea di che cosa si parla? Miliardi di dollari. È un'ira di Dio di soldi. È finita, Cal. Non posso proteggerti più ormai. Seguiamo tutte le piste e l'articolo sarà una bomba. Non è un articolo, è un'indagine. Ora hai le mani sporche di sangue. Credi sul serio di pubblicarlo? No! Mi fidavo di te. I giornali possono travisare tutto e trasformarlo in quello che vogliono. Aiuto! Come pensi che andrà a finire? È un grosso articolo pieno di pezzi grossi.